Questa ammazza da gente, ragazzi. Oh, questa ammazza da gente. Questa ammazza da gente. Questa ammazza da gente. C'è una montagna. Guarda il vetturino. Quest'inverno targato 2016-2017 ha visto di nuovo prepotente il ritorno del terremoto nel centro Italia, a più riprese e in diverse località, con purtroppo la tristemente famosa tragedia dell'hotel Rigopiano a Farindola, un piccolo comune dell'Abruzzo. Ma non è finita qui. Quando in estate la terra ha tremato il 24 agosto con magnitudo 6.0 tra i paesi di Accumoli e Arquata del Tronto, dopo la paura si è pensato che il mostro avesse deciso di tornare nelle sue dimore, nel profondo della terra. Invece due prepotenti repliche sono avvenute dopo pochi mesi, il 26 ottobre, con epicentri al confine umbro-marchigiano, tra i paesi del maceratese di Visso, Ussita, Castel Sant'Angelo sul Nera. Il 30 ottobre è stata registrata la scossa più forte di magnitudo momento 6.5 tra Norcia e Preci, in provincia di Perugia. Il 18 gennaio di quest'anno una nuova sequenza di quattro forti scossi superiore al 5.0 ha investito l'Aquilano, già tristemente colpita pochi anni fa. È su questa scia di rovine, vittime e grandi disagi che Giancarlo Marcelli, dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore Merloni Migliani di Fabriano e dell'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri di Camerino e Matelica, ha voluto innescare un'operazione in tre step, con l'aiuto degli insegnanti e degli studenti delle varie scuole. Ha organizzato un convegno a Camerino duramente colpita dal sisma, con il suo centro storico pressoché distrutto, alla presenza di esperti, insegnanti universitari, geologi, geometri specializzati, protezione civile, istituzioni a livello regionale, provinciale, comunale, con a rafforzare il tutto il forte appello del vescovo Monsignor Francesco Giovanni Brugnaro. È stata poi la volta di un seminario a Fabriano, il mattino, alla multisala Movieland, dedicata alle scuole superiori di secondo grado della città, con una relazione del professore Emanuele Tondi, grande conoscitore riconosciuto di fenomeni naturali, proseguita e replicata nel pomeriggio all'Aula Magna dell'ITIS Merloni, con temi altamente professionali esposti anche dall'altro ospite, l'ingegnere Francesco Monni, direttore di laboratorio di prove dei materiali. Incontro riservato esclusivamente all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Macerata e Ancona, quest'ultima coorganizzatrice dell'evento. Il terzo step, nato dalla sensibilità del preside verso le continue notizie di difficoltà degli allevatori rimasti nei loro paesini distrutti per poter continuare a governare le stalle ancora in piedi e provvedere all'alimentazione degli animali all'aperto, si è direzionato verso una raccolta d'offerta libera nelle scuole rappresentate dal dirigente, con l'aiuto significativo della parrocchia della Santa Misericordia di Fabriano. E così, l'11 febbraio, di buon mattino, una delegazione dell'Istituto della Città della Carta, composta dal preside stesso, alcuni insegnanti, alunni e dal comitato di redazione del giornale della Scuola Mercurius, sono partiti con il pullman alla volta di Castel Sant'Angelo sul Nera per consegnare la somma di denaro raccolta che è stata donata grazie alla segnalazione del presidente di un'associazione di aiuto ai terremotati, Stefano Potenza, e ai contatti informativi con la signora Anna Tarragoni. Arrivati sul posto, tra sgomento e incredulità, alla vista delle rovine, le testimonianze di chi deve cavarsela fra tante difficoltà. Signor Agostino, il governo è presente in questo sisma ora? Assolutamente no, qui al di fuori dei vigili del fuoco non si è visto nient'altro. La protezione civile è venuta qualche volta, ci hanno mandato via anche quella. No, adesso stiamo senza pasti perché il signor sindaco è venuto e ci ha detto che noi non abbiamo diritto ai pasti se non esercito, vigili del fuoco e protezione civile. Quindi io come allevatore non ho nessun diritto. Che contate fare adesso? Io devo stringere i denti a rimanere qui perché ho le bestie e non le lascio, quindi voglio rimanere su ste montagne. Preside, lei è venuto qui con un gesto di solidarietà? Ma sì, abbiamo portato tutta la nostra amicizia a queste persone perché pensiamo che si possa partire dai valori, poi magari
quello che dice l'allevatore è qualcosa di angosciante, no? Immaginare che uno Stato non si renda conto quanto è difficile la vita in questi posti dove tutto è rovinato, va ricostruito, dove ci sono animali che, mi diceva un suo collega dell'allevatore che abbiamo un attimo fa sentito, mi diceva che lui ce l'ha tutti fuori le bestie, come si fa? Dai, io non so, ecco, penso che da questo momento in poi incomincerò a fare terremoto io, perché non è possibile che si lasci la gente in questo tipo di disordine, soprattutto organizzativo. Che è sta storia dei pasti, non possono andare, ma fuori dal mondo queste questioni. Avete avuto solidarietà da parte delle persone? Da parte dei privati tantissime, ci hanno mandato fieno dalla provincia di Viterbo, da Bergamo, da tutta Italia è venuto. Da parte dei privati, ma lo Stato è assente. Ci può spiegare per favore quello come funziona il discorso qui per quanto riguarda gli allevamenti esterni? Purtroppo quest'anno con il sisma, col terremoto che c'è stato, a me la stalla me l'ha lesionata tutta, il paese è tutto crollato, è tutta zona rossa, è sparita la sorgente dell'acqua potabile, e allora avendo questa piccola sorgente qui mi sono arrangiato per l'acqua qui e a governarle così, qui. Io ci ho avuto anche le stalle lì all'agrario di Fabriano, così stanno abbastanza bene gli animali, la stabulazione. Con la temperatura di oggi sì. Se venivi qui 10 giorni fa c'era 1,20 m di neve. Però come purtroppo si accavinavano loro, stavano fermi? No, loro quando stanno all'aperto così, siccome vengono dall'alpeggio, piano piano iniziano, con la temperatura si abituano, perché sono anche bestie forti, e allora sono andate abbastanza bene, ma se stavano dentro la stalla col terremoto li dovevamo mettere fuori, prendeva la polmonia a tutte, morivano tutte. Invece si sono abituate piano piano. E ho detto, è l'unico posto che qui c'è la sorgente, dopo gli metto un po' di fieno lì, un po' di fieno qui, che sta vicino alla strada, perché quando c'è tanta neve col trattore non puoi andare fuori strada. Bene o male questa un po' ce la puliscono. Sono vissute tutto oppure ci avete avuto delle perdite di animali? Finora no, le perdite non ci sono state e per adesso non ci saranno. Il problema sarà che quando figliano, perché queste fra un mese e mezzo iniziano a figliare. E se fa freddo è pericoloso, che la notte per i vitelli piccoli è pericoloso per il freddo. Se si salva da freddo è pieno di lupi, quindi quando inizieranno, sì, tanti. Quando inizieranno a piazza sarà un problema grosso veramente. Poi ce n'è qualcuna che anche fanno i vitelli grossi, vanno aiutate da un veterinaio, da noi. Tu dove aiutate a partorire? Qui? Stai qui con loro? Io adesso c'ho una roulotte, prima stavo a Castel Sant'Angelo, sto a Visso, e c'ho la famiglia a Porto Recanati, che c'ho due figli piccoli, con mia moglie, stanno a Porto Recanati. Quindi qui comunque ci vieni tutti i momenti, tu sei sempre qui? Sto sempre qui. Ecco, oggi sono andato a fare i vitelli, l'ho portato laggiù a metà strada fra Visso e Castello, perché c'era un box di un signore che aveva un cavallo che ha venduto dopo il sisma, me l'ha fatti appoggiare lì e l'ho parcheggiato lì, diciamo. Lunedì li porto, lascia perdere, ve li posso pure far vedere, ma è meglio di no. Meglio che non li vedete. Oggi è una bellissima giornata. Bene, ma di solito portiamo fortuna, tu non ci vedi, te lo dico io. Lo vedo, il sole è 20 giorni. Se no dopo non ce la fai arrivare per la una, no? Adesso qui gliela fai. We'll be right back.
Allora, Agostino, ascolta, io mi ero quasi commosso, prima tu ti sei accorto quando ci hanno chiesto notizie. Ma succede pure a me. No, da un po', mette un po' di tristezza questo fatto. I ragazzi, il personale delle scuole, poi c'è stato anche una parrocchia lì vicino a noi, la Misericordia di Fabriano, hanno raccolto un contributo che noi abbiamo diviso tra 5 allevatori, quelli che ci ha detto Stefano. Uno sei tu. Qui dentro c'è un assegno circolare intestato a te e un pensiero scritto da noi, quindi leggilo stasera, se no ti commuovi tu, mi commuovo pure io. Vedi se l'assegno ci sta, in bocca al lupo questi, dai. Grazie ragazzi. Eccolo qua, Pietro, simpatica persona. Ste, a questo grazie. Qui però tenetelo in evidenza perché è molto simpatico lui. È molto simpatico. No, Pietro già ha rilasciato delle interviste, non so se l'hai visto su Rai 3, sì. Lui già... Geppetto. Ecco Geppetto col cane. È la nostra veramente colonna bravo, portante degli allevatori. Ero ormai sono scaduto porti, di moda io, però tu a questi signori probabilmente gli porti allora, la sicurezza sì. Del tempo e dell'esperienza. Esperienza tanto. Anche per te c'è questo assegno, Pietro, c'è un pensiero scritto. Grazie. Abbiamo scritto per tutte e cinque uguali, perché per noi siete cinque persone tutte uguali. Sì, ma qui dividiamo tutto. Va bene, uguale, vedi Pietro, dai. Va bene, non è tanto, però grazie. È dato col grazie, cuore. Grazie ragazzi a tutti. Lui voleva il figlio. Anche per il figlio. Ah, mi ha telefonato Paolo che non vuole. Pazzaglini Paolo. Ah, tutti e due tu li pigli? Dai, però non li ci fai, dai da Paolo. Tutti e due io no, uno per uno, dai. Grazie Prego. Paolo, grazie per tutti. Angelo, chiamato Angelone. Che no? Angelone, infatti, non è piccolito. Adesso mi sa, sto periodo gli dai sotto a lavorare. Hai perso qualche chilo? Un pochetto l'ho perso. Allora, in bocca, etti, tre etti, in bocca al lupo. Etti, ho grazie. Detto agli altri che noi portiamo sempre tanta fiducia, serenità e tanta fortuna. Quindi vogliamo portarvi soprattutto questo. Di quello abbiamo bisogno della fortuna. Grazie, ciao, bene, arrivederci, ciao. Grazie di tutto, grazie ragazzi. Ce lo portiamo, Santero. Ciao Santero, questo è il pensiero che i ragazzi e la scuola tutti hanno voluto fare anche a te. Grazie. Quindi fatene tesoro e ricordatevi che loro vi pensano tutti i momenti. Lo so che è stati colpiti da questa vicenda. Va bene. Grazie. Il presidente deve leggerlo quello che c'è stato. Sì, dai, prendo questo. Uno legge. È dura perché va bene. Assegnate ce lo metto, non ti preoccupare. Vabbè, buono tanto. Allora, c'è scritto, carissimi, abbiamo pensato che il disagio che state attraversando per colpa del sisma sia tanto elevato. Per questo e per non lasciarvi soli, vi consegniamo un piccolo sostegno, nella speranza che il segno dell'inizio sia il segno dell'inizio della normalità. Con stima e grande affetto, il personale dell'ITIS Merloni di Fabriano, dell'Ipsia di Fabriano, dell'Antinori di Camerino, dell'Antinori di Matelica e degli parrocchiani della Chiesa della Misericordia di Fabriano. Grazie ragazzi. Grazie. Ecco qua. Grazie. Ciao. Grazie a tutti.